Katie Lotz, all'anagrafe Kaitlyn Marie Lotz, è un'attrice e modella statunitense. Katie Lotz ha iniziato la sua carriera come ballerina, partecipando a tour con Avril Lavigne e Lady Gaga e comparendo in diversi video musicali, tra cui Paparazzi e Lovegame di Lady Gaga, O ne love di David Guetta e De Stelle, Tell Me Something Primo Don't Know di Selena Gomez, Mesmerize di Faith Evans, Freeze di T-Pain, Baby It's You di Jojo e Evacuate Te Dance Floor di Cascada. È anche apparsa in pubblicità di Reebok, Jack in the Box e T-Mobile, ha ballato nella webserie Television of Extraordinary Dancers, è stata in tour con la produzione teatrale Hip Hop Rovalò e lavorato come controfigura in film come Step Up 3 di La Lotz, ha studiato arti marziali, in particolare il karate stile Shotokan, il karate stile Shitoryu e il karate stile Wado Ryu. Pratica anche il parkour e il tricking. Nel 2005, Katie Lotz è entrata nella band femminile Sox. Nel 2006 il gruppo ha pubblicato il suo singolo di debutto, From Dusk Till Dawn, cui ha fatto seguito nel 2007 il singolo Scream Out Loud. Entrambi hanno raggiunto la top 10 in Germania. Il loro album di debutto, Old Honorable, è stato pubblicato nel 2007, e il loro terzo singolo, Canta Che Miei e Soffio, nel 2008. La Lotz ha posato come modella per Mense Alte e Squire, per quest'ultima in collaborazione con il sito web Mi Place. Ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2006 con un piccolo ruolo nel film sul curling Ragazze nel pallone, Tutto o Niente. Nel 2010 ha ricoperto una parte nel terzo episodio di Law & Order. La ed è stata ingaggiata per un ruolo fisso nella quarta stagione della serie televisiva Mad Men come Stepanie, nipote di Anna Draper. Nel 2011 ha interpretato il ruolo dell'ufficiale Kirsten Landry, uno dei personaggi principali nella black comedy e horror documentari di MTV Death Valley. Lotz esegue tutti i suoi stunt nello show. La Lotz ha fatto parte del cast di Live at the Fosse's Den e di Battle of the Year, La vittoria è in ballo a fianco di Josh Holloway. Inoltre ha recitato con Casper Van Dien e Agnes Bruckner nel thriller soprannaturale The Pact, che ha debuttato nel 2012 al Sundance Film Festival. Katie Lotz compare inizialmente nella seconda stagione della serie TV Arrow nel ruolo di Sara Lance, dichiarata morta nella prima stagione e tornata nella serie come Canary, supereroina dell'universo DC Comics. Morirà veramente resuscitando come White Canary in Legends of Tomorrow, spin-off delle serie televisive Arrow e The Flash. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Katie Lotz è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.